Non si è trattato di una ritirata sotto la pressione degli eventi o di una fuga per l'incapacità di farvi fronte. Nessuno ha cercato di ricattarmi, non l'avrei nemmeno permesso. Le parole che hanno fatto il giro del mondo, schiette e serene come una luce accesa su una pagina di storia che anche a distanza di 3 anni qualcuno continua a ritenere oscura. Il Papa Emerito racconta come maturò la decisione di rinunciare al pontificato nel volume Benedetto XVI Ultime Conversazioni, edito in Italia da Garzanti. Autore del libro intervista è il giornalista tedesco Peter Sewald, vecchia conoscenza già dell'allora cardinale Ratzinger. In effetti, le ragioni dell'età avanzata e delle forze via via ridotte non avrebbero avuto bisogno di ulteriori spiegazioni, obietta padre Federico Lombardi nella sua nuova veste di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI ce l'aveva detto chiarissimamente nel momento stesso in cui pronunciava la sua rinuncia, quindi lo sapevamo molto bene se eravamo disponibili a capire quello che egli ci diceva. Ma naturalmente ci sono state tante persone che invece pensano a complotti, a cose nascoste, eccetera. Abbiamo qui un'affermazione assolutamente chiara, precisa, in prima persona, fatta dall'interessato, sul fatto che invece i veri motivi sono quelli che lui ci aveva sempre detto. Ecco, io spero che con questo la cosa sia definitivamente chiarita. Papa teologo innamorato della Bibbia, sapevo, scrive, che la mia forza, se ne ho una, è annunciare la fede in forma positiva, Benedetto XVI compone nel libro un autentico testamento spirituale. Commuove, dice padre Lombardi, la riflessione di un uomo che vive l'ultima tappa della vita offrendo una testimonianza bella, anch'essa smarcata da triti paragoni col passato. E come Giovanni Paolo II ci ha dato una bellissima testimonianza di fede nella sofferenza nei suoi ultimi anni, di come portare la malattia nella fede, ecco, Benedetto XVI ci dà proprio una testimonianza esplicita del cristiano che nella fede si prepara all'incontro con Dio. Misericordia è la parola che sorregge il pontificato di Papa Francesco, ma lo è stata con accenti diversi anche del ministero del Papa Emerito, che a quella misericordia ora si affida in vista dell'incontro con Dio. Vorrei notare come la prima enciclica del Papa Ratzinger, Deus Caritas Est, parla naturalmente di Dio come amore, e la misericordia è un nome dell'amore, evidentemente, e adesso quello che mi colpisce è che il Papa Emerito vive questa esperienza di Dio come amore con una grande profondità esistenziale, sentendosi davanti a Lui e sentendosi chiamato all'incontro con Lui. Quindi proprio un po' le parole conclusive di questa conversazione sono dedicate al capire sempre più profondamente che Dio è amore, che Dio è la bussola e l'orientamento della sua vita e che gli si prepara un incontro che deve essere un incontro in cui spera fermamente di incontrare la misericordia di Dio anche per lui, per tutto quello che la sua vita è stata, compresi i suoi limiti.